Per la rubrica degli antichi, questa settimana vi proponiamo un volume del 1767, un'edizione rara e antica, molto interessante soprattutto per gli amanti degli orologi, perché l'autore è stato uno dei maestri orologiai del XVIII secolo. L'Horlogerie Mécanique è in due volumi, è un'edizione rara in lingua francese. I due volumi si presentano con una legatura in pelle con fregio in oro, i capilettera e i finalini sono incisi. La nostra edizione risale al 1767, è la seconda, la prima edizione è del 1741. Ad impreziosire l'opera, al foglio di guardia del secondo volume, un ex libris calligrafico ottocentesco. L'opera presenta 90 nitide tavole ripiegate, incise da Guillaume de Lande. Le tavole descrivono i meccanismi dell'orologio che venivano usati nel XVIII secolo. Troviamo anche raffigurati gli strumenti tipici dell'orologiaio, i meccanismi e le strutture degli orologi. L'autore dell'opera, Antoine Thiot, è stato uno dei più grandi maestri orologiai del suo tempo e in questo trattato descrive tutto il suo sapere, sia attingendo alla tradizione che introducendo numerose invenzioni e miglioramenti. I due volumi originariamente erano in cattivo stato di conservazione, ma sono stati sottoposti ad un restauro che ha recuperato la legatura originale nella sua integrità.